Bibliotecando, a cura dello spazio bambini della Biblioteca Civica di Carugate e in collaborazione con la cooperativa sociale Germoglio. Ciao a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Bibliotecando, progetto promosso dallo Spazio Bambini della Biblioteca Civica di Carugate. Il libro che vi proponiamo oggi è L'Alce Gustavo di Volker Krüger, pubblicato dalla casa editrice Il Castoro. Volker Krüger è stato un musicista, un compositore, autore di programmi, ma anche illustratore e creatore di disegni animati. L'Alce Gustavo è una bella storia che parla di una bizzarra ma anche tenerissima amicizia tra un alce dalle corna giganti e un Babbo Natale senza un occhio. Accompagnata da disegni ironici ma anche molto raffinati, noi lo consigliamo ai bambini a partire dai 5 anni. Diverse sono le riflessioni che ci propongono i nostri amici della cooperativa sociale Germoglio. Provate ad ascoltarle! Se questi piccoli potessero parlare, cosa direbbero? Ti prego, stai al tuo posto con quelle corna! Eh sì, i problemi per Alce Gustavo arrivarono molto molto presto. Cioè? Sì, dai, spiegateci! Il protagonista della nostra storia, Gustavo, non è un alce come tutti gli altri. Ah no? No, fin da piccolo è sempre stato un po' ingombrante. Sì, per le sue corna davvero gigantesche. E così, dopo aver provato a stringere rapporti, ma senza successo, è diventato un pochino solitario. Però non si è mai perso d'animo. Eh no, Gustavo si è organizzato per trovare delle soluzioni. Boom! Ma cosa fai? Che paura! Faccio come l'alce Gustavo che spaventa gli automobilisti. Ah, ora ho capito! Ma preferisco quando è più calmo. Come in copertina che fa la sua cosa preferita. Ehi, ma non vale, anch'io voglio sapere se. Ma allora devi leggere il libro. Lo leggerò. Ti conviene, è pieno di avventure esilaranti. Sì, anche se ci sono dei bruttoni che si divertono a far impazzire Gustavo. È così. Crack! Ma che succede? Incidente per Gustavo. Oh no! A me dispiace quando qualcuno viene preso in giro. Sì, o anche quando qualcuno ti spinge a fare delle cose che tu non vuoi fare. Ti istiga, è un'ingiustizia. Ma per fortuna tutto questo ha portato Gustavo a un incontro speciale. Già, mi fa pensare di nuovo al Natale. A me manca quell'atmosfera. La neve, le luci, l'albero, i regali. Magari ci sarà Gustavo ad aiutare Babbo per portare i doni. Ma veramente? Già, nel libro si narra della loro amicizia straordinaria. Wow! Tra Gustavo e Babbo Natale? Proprio loro, due solitari davvero speciali. Un alce con un solo corno e un Babbo Natale con un solo occhio. Un solo occhio? Ma come? Babbo Natale? Nel libro dice così. Ma quel solo occhio è sufficiente a mostrare a Babbo Natale che Alce Gustavo ha delle potenzialità incredibili. Non capisco. In altre parole, Babbo Natale si accorge del potere di Gustavo e diventano una squadra. E nei momenti più difficili si sostengono per superarli. Che bello, proprio come in una famiglia. A me questo libro è sembrato molto divertente. Una bella storia. Mi piace guardare le immagini. I disegni sono su sfondo bianco. Quasi tutti. E i colori che vengono usati sono delicati e rilassanti. E ogni tanto ci sono anche dei simpatici fumetti. Insomma, vuoi lasciarti scappare questa storia? No! E quindi chiama il numero 0292158311. Puoi chiedere informazioni e prenotare questo e altri fantastici libri. Buona lettura! Cosa ne dite?
Questa è sicuramente una bella storia per parlare di diversità e di amicizia, ma anche per imparare a sorridere un po' dei propri difetti. Io vi saluto e vi aspetto tra 2 settimane con un nuovo appuntamento di Bibliotecando. Ciao!